Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Francesco e lui è papà Franco. Vero papà? Cosa c'è? Papà? Sto facendo la intro, saluta. 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 Oh. Bene, allora, un attimo. Se ogni tanto sentite un rumore strano, è il mio cane che gioca con la sua palla nuova, visto che l'altro giorno era il suo compleanno. Ci ha fatto un buco. L'ha bucata. Dove? Qui. Qua, l'ha bucata. Cioè? Ed è di plastica questa, durissima. Oia, cane, sei incredibile sei, eh. Ecco, allora gioca. Allora, da quello che ricordo, ci eravamo fermati che avevamo tolto il tappo nella spada di quel tizio. Si salta qua, che è sempre il solito filmato. Voi sentirete molto meglio di noi, che abbiamo il volume non troppo alto. Ecco, ci eravamo fermati con il tizio che a guardarlo da lì sembra morto. Pacchetta. Papà, guarda il diario. 17 Qualche annetto fa. settembre 1718. Giustamente. Tutto è così facile da quando ho ottenuto i miei nuovi poteri. Tutti temono me e il mio equipaggio. Siamo famosi. La nostra ricchezza sta crescendo e la fortuna ci sorride. Voglio però che sia duratura. Per questo ho nascosto le monete maledette. Il mio tesoro è al sicuro. Ah, guarda, continua. Tutto è cambiato da quando Maria è a bordo. In un primo momento ho provato piacere per il suo rapimento e riscatto chiesto ai suoi genitori. Dopo averla accudita e riportata in salute, non sono più così sicuro del mio piano. 18 luglio 1720. Quindi gli anni passano velocemente, direi. Il forziere maledetto ha un aspetto terrificante, il nano si fa minaccioso, il nano probabilmente è quello che ci racconta le storie. Dei poteri infernali stanno cercando di dissuadermi, ma sono determinato a recuperare il deposito. Mary sarà così felice quando la mia carriera criminale avrà fine. L'antica maledizione mi ha riportato in vita, ma cosa vale una vita senza Mary? Devo riportarla indietro. Questa giovane donzella che ho catturato mi aiuterà a compiere la mia missione. Devo salpare prima che la madre della ragazzina riesca a interferire con i miei piani. Sembra siano passati secoli dalla mia morte. Infatti sta scrivendo in rosso, non più in nero. Ora non capisco né riconosco quanto strano questo strano nuovo mondo. Solo i mari aperti sono rimasti mia dimora. Avanti alla volta dell'isola del Teschio. Non avrei mai dovuto stringere quel patto infernale. Mi manchi Mary. Presto però saremo nuovamente insieme. E là si è fermato. Beh, sicuramente per essere un pirata fa abbastanza inquietudine. E papà, dentro al diario c'era una moneta. Un doblone. Diamolo al tizio. Bene. Ascoltiamo. La gente era spaventata e cominciò a sospettare che Remington avesse stretto un patto per conseguire capacità ultraterrene. Si diceva che il suo equipaggio annoverasse mostri marini detenuti e cannibali. La sua nave era imbattibile e capace di invocare tempeste, nebbia e una calma impossibile. Cristina! Cristina! Cristina, Pimenova, la mia ragazza. Sono Oh, che bella. la bambina più bella del mondo, ecco com'è diventata. Lo so, è una cosa che la conosco, la vedo tutti in tutte le sere. Guarda che hai messo. Perché adesso non sapendo bene cosa che è. Oddio papà! Aiutami!
Cos'è un laccio emostatico? Quell'altro che viene messo al braccio prima di farti il prelievo del sangue. Ok. C'era un piede di legno dentro. Bulbo oculare, Dio santo che brutto, me lo ricordo. Macete? Questo macete è un macete quello. Non posso sentire che cavolo dicono. No. Ho messo il telegiornale, mi devi anche far sentire la musica. Ma che mi frega della musica del pirata? Per Ma se piacere. tolgo la musica toglie Ma che anche mi il sei? Che mi volume. frega della musica? A Cioè, me frega metti la come. musica sotto l'orecchio del Va pirata. bene, abbasso. Ecco, va No, ecco, bene. la devi togliere. No, Cosa serve? agli iscritti. Dov'è il macete? Dov'è il macete? Pinzette. Tenaglie, canaglie. Canaglie, canaglie, canaglie. Favo. Sì. Non sto capendo una mazza. È troppo difficile. Laccio emostatico. Ok, l'ho trovato. Ma cioè, anche questo era un macete, però è puro spunto di sangue. Tenaglie. Non riesco a trovare. Ma è un alveare questo. Favo. Ah. Sì. Io dico sempre la fava, però sì. Gancio e tenaglie mi mancano. Se io esco mi riavvio. Figo. Proviamo. Sì, me l'ha rimessa. Incredibile. Ah, il gancio era la mano dei pirati. Ho trovato un oggetto utile, pinzette. Alza un po', alza sto. Allora, io con le pinzette non so cosa me ne faccio. Andiamo alle riserve d'acqua, andiamo nella cambusa, scendiamo alla stiva, andiamo qui. Ah, probabilmente le pinzette mi servono per prendere la roba qua. Aspetta. Forse qua. Ah, vedi, eccomi. No. Mamma, sto. Niente. Ancora? Ma l'avevo già fatto. Sì, l'avevo già fatto. Ma no, forse si deve rifare due volte Guarda questo. quanti ne ha, macaco. aprile 2001 è nata, ha Sì. 17 anni, no 12 anni. No, ma io non parlavo di quella, E parlavo di. questa è la ragazza più bella, la bambina più bella del mondo, ho detto. Effettivamente, ragazzi, è una roba strepitosa. Io Guarda non che roba. parlavo di questo. Mamma mia, signore, sono andato. Allora, questa era quando era piccolina. Ah, l'ho già vista, è bellissima. La bambina più bella del mondo è stata dichiarata. Sì, ma guarda adesso, guarda. È diventata grande. 17 anni, No, guarda che roba. Cristina, ti hanno tolto il merito. Guarda che roba. Fa vedere Guarda come che sta. bocca, guarda che occhi. Santo Dio. Una roba fenomenale, eh? 17 anni. Guarda che roba. Bianca alta, la modella. 1,68 1,68. m. Ha 17 anni però. È ancora a crescere. Non so cosa gli serve la tazza. Cosa gli serve la tazza? Spiegatemi. Sandra, questa l'hai mai vista qui? Non ce ne frega niente, però, papà. No. Ma non parlo con te, parlo col papà. Mamma mia, che roba. Cos'è sta roba? Ah, Sandra. No, 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 scusa. No, zì, no.
Serve. Erbe. Aspetta che viene altre sue. Aspetta, che devo fare col vino? Ah, il calice, il calice. Il calice. Sì, ma questo è già particolare. Guarda che roba. Fantastico. Mi manca l'osso. Papà, vedi l'osso? Quale osso? Se trovi l'osso. No, questo l'ho. Ok. La grattugia. La grattugia. Questa? No. Guarda se trovi la grattugia. Sì, ma dai, ma era qua, ma che c'è? Come faccio a usare? Mettiamo che mi dà la... i cracker. Cosa mi serve un cracker? Scusa, non è che magari servono. No, non servono. Cosa mi serve? Ah, devo dargli al tizio, forse. Boh, forse. Come anche no? Sì, vabbè, quella chiave l'avevo intuito anch'io, non era. Ma guarda, mettiamo la seconda chiave, guarda, guarda, guarda. Ne manca una e possiamo uscire. La roba più importante. Ma dobbiamo, fatalità, dobbiamo andare in cammino. Ah, dobbiamo darla al pappagallo, il cracker. Ah, guarda, ci ha dato... C'è l'ultima chiave! Non ci credo! Papà, scappiamo! No, scappiamo, papà! E tu santo! Hai visto? Che è stato? Non di nuovo, devo tornare immediatamente al ponte! No, ma... Che scaga, che scaga, che scaga! Allora, andiamo, 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 andiamo! Let's go! Let's go!